Buongiorno, dell'Associazione Marcello De Cecco parliamo con il professor Vincenzo Visco, ex ministro delle Finanze, ex ministro del Tesoro, che in tutta la sua attività ha dato una grandissima impronta alla politica fiscale della sinistra e come uomo di governo ha molto contribuito a strutturare il nostro sistema fiscale. Ecco, è stato spesso descritto come troppo severo nella sua volontà di tassare, però io vorrei ricordare che quando era ministro del Tesoro nel governo Amato II dal 2000 al 2001 dette il via a degli imponenti sgravi fiscali per la gran parte dei contribuenti, questo viene dimenticato. Io sono Stefano Lepri, editore di Economico della Stampa, e comincio con la domanda. L'evasione fiscale. Marcello De Cecco ha sempre sostenuto che l'evasione fiscale non era soltanto un problema di equità, di moralità, ma anche di efficienza, cioè che la facilità dell'evasione fiscale rendeva debole l'economia italiana, incentivando le imprese a restare piccole, per dire nascoste. Ha anche modificato la composizione sociale del nostro paese, dandoci un numero di lavoratori autonomi che non ha pari negli altri paesi avanzati. Ecco, che speranze abbiamo di poter affrontare questo problema? Ma io su questo punto sono sempre stato in grande sintonia con Marcello. Cioè, la questione sta esattamente nei termini che lui poneva, cioè in termini di efficienza più ancora che di giustizia. E in termini politici noi abbiamo un condizionamento enorme di interessi di questo mondo variegato di piccole e medie imprese, di lavoratori autonomi, di affaristi di provincia, che condiziona la vita politica e il funzionamento del Parlamento, no? Che poi il numero di contabili, di commercialisti, di ragionieri, di esperti di diritto del lavoro, no? Che siede in Parlamento è notevole, e questi condizionano fortemente la vita politica. Ci ho detto, il problema non è risolvibile, anzi, insomma, nel periodo in cui noi fummo al governo, nel 96-2000, noi fummo in grado di recuperare una quantità di evasione impressionante e in attesa anche per me, che parlano con evidenza le cose. Sì, noi avevamo un gettito che cresceva a 2,5 mesi dopo. E quindi non eravamo in grado non solo di rispettare i vincoli di bilancio, anzi, se siamo entrati in Europa in parte non trascurabile dovuto a un gettito di peso che è emerso in quell'anno, ma poi di ridurre e abolire un sacco di tasse. La riforma che io feci sopprimevano un'infinità di imposte che si erano stratificate nel tempo, e però dopo fare. E quindi si può fare oggi con le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, il big data, eccetera, non ci vorrebbe poi mica tanto ottimizzare l'evasione in 2-3 anni. Il problema è che da un lato non si vuole fare, e c'è molta resistenza, molto timore, cioè che quei 5 milioni di lavoratori autonomi poi corrispondano a 10-15 milioni di voti, e quindi i partiti sono estremamente prudenti. Però l'altro ostacolo, che forse è ancora maggiore, è quello che pone il garante della privacy, che di fatto, non so, comportamenti, impedisce, rallenta, blocca ogni contrasto all'evasione, che impedisce l'uso congiunto di tutte le banche dati sistema, che poi è quello su cui si dovrebbe passare
l'intelligenza artificiale, però noi oggi siamo assolutamente in grado di conoscere più di 8 miracoli di ogni contributo. E quindi voi si fanno pagare anche le tasse. Non è un problema. Ecco, però è anche venuto un segno preoccupante negli ultimi tempi. C'è un lavoro della Banca d'Italia che testimonia che la tolleranza, un sondaggio di opinione fra i cittadini, che testimonia che l'indulgenza verso l'evasione fiscale, mentre è rimasta elevata come storicamente era nel Mezzogiorno, negli ultimi 20 anni è cresciuta nel Nord Italia. Questo è un fenomeno molto preoccupante. E poi devo constatare, come nella recente evoluzione della politica, che le forze politiche che chiedono meno tasse poi si contentano di abbassare le imposte agli evasori o di rendere più facile l'evasione, piuttosto che abbassare le tasse a tutti i cittadini. Ecco, questo ne vedo anche ne vedo un episodio anche nella discussione che c'è stata negli ultimi giorni nel governo Draghi a proposito delle cartelle fiscali arretrate. Un provvedimento che non c'entrava nulla con l'aiuto alle imprese danneggiate dalle chiusure forzate per colpa della pandemia. Ecco, si è cercato di inserire questo provvedimento, lei l'ha condannato. Negli ultimi anni si è affermato in Italia lo stesso clima che tutto il mondo occidentale, diciamo, c'è nei confronti delle tasse, cioè l'idea che lo Stato deve essere ridotto e limitato, e quindi la cosa migliore per farlo per ridurre la spesa pubblica e tagliare le tasse. Naturalmente questa è un'ideologia in via di superamento, che dopo questa pandemia il bisogno di spesa pubblica girerà, probabilmente cambierà anche l'attitudine rispetto alle tasse. In Italia questo significa ammiccare all'evasione fiscale. Questa la Borsa italiana l'ha fatto sistematicamente, ricordate le dichiarazioni di Berlusconi, persino in un'occasione in cui andava in visita alla Guardia di Finanza, che in teoria è preposta al contrasto. Quindi questa è vera. E questa posizione era diventata anche quella del Partito Democratico ai tempi di Renzi. E anche su quest'ultima misura, la verità è che poi c'è stata l'opposizione in funzione dei ministri di Leu e del PD. Nel precedente governo aveva varato lui la misura, ma nel precedente governo PD era parte della maggioranza, aveva anche il ministro. Quindi dietro ci sono spinte più forti. Qui le spinte erano due: quella della Lega, che vuole prendere i voti agli evasori, vuole difendere gli evasori, perché dice che le tasse sono troppe, la gente non c'è soldi, non vogliono pagare, eccetera. Quella dei 5 Stelle, che nelle loro diverse anime hanno un'anima pietista e antitasse, e dicevano sostanzialmente: dicono, anzi, questi non hanno i soldi, non pagano, allora non possono pagare, noi dobbiamo andare lì. Ma poi c'è stata un'altra spinta fortissima, che era quella che veniva dall'amministrazione, in particolare dall'amministrazione preposta alla discussione. Perché lì ci sono delle procedure che devono fare i funzionari, gli impiegati, prima di poter dire che una pratica è inesigibile. E sono procedure complesse, faticanti, che possono essere discusse, contestate, eccetera. Il motivo per cui non si cancellano è proprio questo, perché
noi siamo, come sempre, vittime del diritto amministrativo, della contabilità di Stato, della Corte dei Conti, dei giudici amministrativi, e i funzionari sono terrorizzati. Inoltre è successo che negli ultimi anni, mesi, la Corte di Cassazione, con più sentenze, ha stabilito che la prescrizione di questi crediti non era più decennale, ma durava 5 anni. E allora l'amministrazione è terrorizzata, ha imposto ai governi di fare questa norma. Anzi, vorrebbe di più, vorrebbero mettere questa norma a regime, cioè per cui ogni 5 anni loro cancellano quello che non hanno fatto. Su questo Draghi ha detto e ha rinviato la riforma più avanti. Però i problemi sono questi. E va notato altresì che i crediti nei confronti dello Stato sono gli unici che vengono considerati disponibili. Cioè, se uno non paga una rata del mutuo della casa alla banca, quindi gli sequestrano la casa, mentre da noi non si possono, per i debiti fiscali, non si può appunto ignorare praticamente nulla, forse solo l'automobile, con pratiche complicate. E quindi sostanzialmente il sistema è fatto in modo da incentivare, premiare e garantire. Questo è il problema. Io per sintetizzare quello che per esplicare quello che lei ha detto, vorrei fare l'esempio di Equitalia. Cioè, Equitalia si è guadagnata una fama pessima e è diventata estremamente impopolare, tanto che il suo nome è stato cancellato. Ecco, che cosa è successo? Equitalia doveva far pagare le tasse a chi le evadeva, anche con metodi più decisi che in passato. Però è diventata impopolare anche fra molti cittadini onesti perché i dati che riceveva anche sulle multe, sui tributi arretrati da molte amministrazioni periferiche dello Stato erano sbagliati. Quindi alla rabbia degli evasori contro Equitalia, diciamo così, si è aggiunta quella di cittadini onesti a cui veniva intimato di pagare delle tasse che non dovevano oppure che erano vittime di errori. Il disastro di questo, di cui si è discusso molto nella campagna elettorale, in una campagna elettorale passata, mi pare che unisca quei due problemi. Lei, tra l'altro, sul problema dell'amministrazione pubblica ha scritto un articolo 2 mesi fa sul Sole 24 Ore che mi pareva molto interessante. Ma insomma, sai perché è diventata impopolare qui Italia? Perché nel 2006-2007 facevano delle norme che gli davano un po' di potere in più e finalmente gli impiegati di Equitalia si misero a riscuotere le tasse, cosa che non era mai successo prima, no? Perché appunto prima c'era questo atteggiamento di tolleranza. E allora è diventata impopolare, nemico di tutti. Poi il fatto che ci fossero degli errori è possibile, ma è irrilevante, comunque è una cosa minore. Non si può pretendere che l'uomo delle tasse sia popolare. È così. Mentre è scattato questo meccanismo. D'altra parte, oggi i giornalisti che seguono in modo informato queste questioni sono pressoché inesistenti. Perché sarebbero loro quelli che dovrebbero sollevare i problemi quando ci sono. Per esempio, noi abbiamo Equitalia, che è un pezzo di sistema bancario che fu acquisito a caro prezzo dallo Stato, nei governi di una destra, che era la parte più inefficiente del sistema bancario, quella meglio retribuita e che non ha mai funzionato. E poi dietro c'è una storia secolare di riscossione, che non è il caso di ricordare adesso. No. Il problema è che non c'è un indirizzo condiviso duraturo su questo sistema.
la destra vuole sbaraccare il sistema fiscale e di indebolire lo Stato, la sinistra non ha il coraggio di opporsi radicalmente. E quindi insomma, il fatto che si continuano a pagare tasse in questo paese, a parte di venire alla fonte, è quasi un miracolo. Perché per come è stata ridotta l'amministrazione finanziaria, qui dipende tutto dal buon cuore dei cittadini. Ma adesso con per opera di questo meccanismo politico abbiamo il 60% delle partite IVA, quel famoso popolo delle partite IVA che di fatto non paga più quasi niente, con grande perdita di gettito. E mi pare che non ci sia la forza politica di tornare indietro su questa decisione del governo Conte 1. Come facciamo? Ma guardi, non lo so, perché dipende da chi andrà al governo. Abbiamo visto con tutta l'episodio, cioè lì Draghi ha fatto capire, ha detto chiaramente, lui era contrario, così come contrari alcuni partiti, in sostanza l'EU e il PD. Però i 5 Stelle presentano fuori, e questo è un equivoco enorme. I 5 Stelle sono andati a vincere l'elezione la volta scorsa perché è in nome della legalità e anche della lotta all'evasione. E poi hanno fatto finta di farla, nel senso che hanno fatto coincidere la lotta all'evasione con un maggior rigore sulla normativa penale in termini di evasione. Però nella sostanza loro si trovano perfettamente in sintonia con Salvini. Tant'è che anche adesso sono loro che hanno fatto prendere la bilancia dall'altra parte. E ci vuole una battaglia politica esplicita, una consapevolezza dell'opinione pubblica, un sostegno dei media, e solo così si può provare a fare qualcosa. Però questo è anche un settore estremamente conflittuale, perché appena adesso, per esempio, se uno si va a vedere i documenti ufficiali del governo, ogni anno vede che il governo pubblica una statistica sul tax gap, sull'evasione, dalla quale emerge con estrema chiarezza quali sono le imposte che vengono evase, quella che viene evasa di più è l'IVA, ma poi quella che pesa di più come perdita di gettito sono imposte dirette, e chi le evade. Viene fuori, per esempio, che l'evasione nel settore del commercio è del 60%, negli altri settori del lavoro autonomo varia tra 40 e 50%, e solo se uno lo dice viene accusato di criminalizzare interi settori dell'economia, e quindi nessuno lo dice, tutti fanno finta di non sapere. Però insomma settimanalmente i giornali dovrebbero ricordare e dire. D'altra parte, vede, io penso che questo paese non è messo bene. Se le prossime elezioni ci saranno una governanza di destra, non solo non ci sarà recupero di evasione, ma pressoché garantito un decreto della finanza pubblica. E quindi un impoverimento irreversibile dell'Italia. Di questo bisogna rendersi conto.